prendiamo con gioia la pillola della santità che ci invita a camminare in questo pellegrinaggio terreno dalla mano della nostra sorella Santa Bibbiana. Santa Bibbiana è nata a Roma nel IV secolo. I cristiani dei primi tempi, siccome immensamente maggiori erano i bisogni della Chiesa, avevano anche doni e grazie straordinari. Ad essi era concesso sovente il dono dei miracoli. Per questo e perché professavano la religione cattolica, che ai pagani sembrava assurda e impraticabile, erano ritenuti maghi ed aventi relazioni con gli spiriti infernali. Imbevuti di queste false teorie, i pagani attribuivano perciò ai cristiani ogni sciagura privata o pubblica. Se venivano sconfitti in battaglia, se moriva loro un figlio o un'altra persona amata, o se altri erano impediti di realizzare i suoi desideri, sovente, iniqui, la colpa era certamente dei seguaci di Gesù Cristo. Fu così che Apronianno, governatore di Roma, avendo perduto un occhio in guerra, attribuì la sciagura alle magie dei cristiani e si propose di strippare dall'impero quegli uomini malefici. Tra i martiri più celebri vittime del furore e della vendetta di Apronianno vi fu Santa Bibbiana. Essa era una vergine nativa di Roma. Suo padre Flaviano e sua madre Dafrosa, con la sorella Demetria, erano tutti ottimi cristiani. Scoperti e accusati come tali, Flaviano fu dimesso dalla carica e, dopo essere stato bruciacchiato in viso con un ferro rovente, venne esiliato ad Aqua Ende, ove pochi giorni dopo morì. Dafrosa fu decapitata fuori dalla città. Rimaneva Bibbiana e Demetria, che si incoraggiavano a vicenda e si preparavano al martirio. Ambedue arrestate per 5 mesi provarono le privazioni e le angustie del carcere, dopo i quali Demetria, confessata generosamente la fede di Gesù Cristo, morì ai piedi del giudice durante l'interrogatorio. Restava solo Bibbiana. Vedendo Apronianno che questo non cedeva alle sue lusinghe, si appigliò al mezzo più infame e diabolico. Rinchiuse la casta vergine nel carcere con una certa Ruffina, donna malvagia e di pessimi costumi, perché la inducesse al male. La giovane però ebbe la forza di resistere e superare quest'ultima e grandissima prova e di conservare libato il giglio della purezza. Vi è più irritato il governatore per tanta fortezza in una giovane verginella, la fece uccidere con le verghe. Proverbio: se piove il giorno di Santa Bibbiana, piove 40 giorni e una settimana. Preghiamo. O Signore Gesù, che nel martirio della tua serva Bibbiana ci hai dato un saggio mirabile di fortezza e di amor di Dio, fa che esercitando noi pure queste virtù arriviamo un giorno a goderti nel cielo. Santa Bibbiana, intercedi per noi.